Ciao a tutti ragazzi, sono Poseidon e oggi sono qui su Kerbal Space Program. Questo è un gioco alquanto particolare perché non ce ne sono di molti in questo modo. Sarebbe una specie di simulatore spaziale da come potete vedere dal razzo e dal nome. E in poche parole possiamo costruire la nostra nave o aereo spaziale, proprio astronave che decolla in modo in stile aeroplano oppure razzo. Ora, questa è l'assemblazione per il razzo, mentre qua è quella per l'aereo. Quale dite che devo fare? Non so, facciamo il razzo che sono più pratico. Bene. Ora dobbiamo scegliere la nostra cosa, la nostra cabina di pilotaggio. Io la voglio provare con il coso da comandato dalla base. Ora, mettiamo questo. Comunque hanno aggiunto nuove cose, devo dire. Questo che è? Round Trodial, com'è? Quanto devo contenere? 10! Che cazzo di merda è? 10. Boh. Tornando a noi. Allora, quanto cazzo è grande questa? No, quello è l'adattatore. Allora, adattatore no, questo è troppo grande. Proviamo questo. No, questo lo ficco. Lasciamo stare. Structural fuselage. Fuel crossfield capable. Cazzo vuol dire? Comunque, proviamo questo. No, troppo grande. E che cazzo gli ficco? Vabbè, ho capito. Science, cos'è? L'acceleratometro. Il communitron. The communitron again antenna. Allo long range XP communication. The communitron 16. Si trova il formato dei trench communication, long range backup e secret government operation. Visto che voglio fare un'astronave, cioè un aereo alquanto proprio Men in Black. Per chi non conosce il film, esplodi male! Come fai a non conoscerlo? Ok, lo dovrei aver no. Vabbè, ho capito. Tripla simmetria. Ecco, ora per forza l'ho messo giusto. Questo che è il negative, cazzo è forte. No, no, ho capito. Problemi estremi, estremi di medi. O come cazzo si dice? Cacchio ci metto. Andiamoci questo, il comando port di base. E mettiamoci il Rogomax Jumbo. Prendiamo. Anzi, voglio fare una stazione spaziale. Cazzo, non ho messo nemmeno il timer. Allora, diciamo che sono passati 10 minuti. No, 5. Vabbè. Comunque, allora, place anywhere linear CS port. For space need thruster reaction system. Cazzo, thruster power 1 ISPC level. Cacchio vuol dire? Forse ci vuole il Rogomax. Esattamente. Anche se ci devo mettere altra roba io qua. In utility storage. No, each key. Cioè, cazzo vuol dire? In line clamp button.
Lampadando King Bot. Clampatan Junior, Clampatan Child, Recharge Battery Bank, una banca della figa? No, scherzo. Allora, e poi qua sopra ci devo mettere il paracadute. No, vabbè, non penso di farlo atterrare. Teledus mobili, the comms equipped with advanced telescopic extension, recommended load 0.5 gearbox. Ma che cazzo? The Teledus back equipped with advanced recommended load 1,5 cosa e mezzo. Mentre questo cosa sarebbe? Ah, sarebbero delle scale? Sì. Cose assurde. Io glielo metto quanto così, poi pigliano e scendono. Illuminator MK2. Che figata! Figata pazzesca! Proprio. No, è perfetta sta nave. Pannelli fotovoltaici. E ora qua ci dovrebbe essere il pannello fotovoltaico che dico io. Eccolo qua. E io ne devo mettere. Due proprio qua. Ok, ora dei battery pack. No, vabbè, c'è quello là. Lampatan Junior, non capisco a cosa serva. Invented after a peaceful protest against lack of space for attacking turned violent. The Clampatron docking port allows for the firm attacking to separate two vessels. After docking vessels can be just lazy and docked. Ok, utilissimo. Bene. Ora ci dobbiamo mettere parachute. Se me lo fa mettere, lo metto quanto per quanto poi devo atterrare sulla luna. Perché si può atterrare sulla luna! Intanto c'è il mio cane che fa baldello, non so perché. Ok, perfetto. Ora attacchiamoci, anzi no, prima dobbiamo mettere i controlli advanced. Oddio, c'è pure la versione ridotta, figo. Non lo sapevo. Questi qua, poi gli metto delle cose delle dinamiche. Non mi devo mettere quelle. Vabbè. Oh, ho capito. No, sì. Ora l'ho capito. Oddio santo, mi si è aperto un mondo di fronte ai miei occhi. Si è aperto un mondo di fronte ai miei occhi. Ora ci mettiamo questi qua. Figata. Però qua devo metterci. No, devo piare sta care questo, mettete questo e poi metterci questo. Ok, e ora qua ci metto il mio motorone, poi ci metto questi che servono al lancio per la stabilità, anche se io li vorrei mettere.
proprio stabilità massima. Ok. Proviamo a lanciare. Launchpad not clear, click the launchpad and proceed. Speriamo che il gioco sia giusto con noi. No. Ah! Dio santo. Buono e giusto, perché a volte capita che non ce lo fa fare. Sì. Ah no, questo è un buon segno, mi ricordo. Quando faceva così, perché vuol dire ok, ottimo. Oh, ottimo, direi. Si vede la mappa, dove siamo noi? E dove c'è la luna? E poi un altro satellite che si chiama Minmus, che non so cosa cazzo significa. E poi ci sono tutti gli altri pianeti del sistema solare, che è una cosa ultra figa. Eolo, seriamente, ah, Elo, no, Elo, Dres, cosa ci sono? Io, Duna, Eve, Moho. Voglio vedere com'è sto Eve. Set as target. Ok, ho messo il focus su Eve. Oddio, non è bello come pianeta. Gilly. Che è Gilly? Ah, proprio asteroide. Io voglio andare sulla luna. E devo settare come obiettivo Moon. Vabbè, uscendo da là, tornando a noi, cioè. Questa è la mia astronave, devo aumentare la potenza di qua, metterla anche un po', ok. Però sono sopravvissuti. Flight, yes. Restart flight. Ok. Dio ce la mandi buona stavolta. Comunque è un gioco bellissimo e potete trovare cercando Kerbal Space Program. È a pagamento, ve lo dico. Ma perché non decolla? Flight, yes. Start flight. Cioè, devo mettere la potenza al massimo e premere 2 volte velocemente la barra spaziatrice. Lei mi sta dicendo questo? Mi fai questo? Dio santo. Flight, yes, vehicle assembly building. Quanto siamo? 13, 14, no, 14 minuti, ok.